Grasso, figli della merda. C'è pochissima roba che esce. Questa è una canzone, l'abbiamo già sentito, però è uscito il video. È uscito il video, Mentalité. Ne parliamo spesso di Baby Gang. Secondo noi Baby Gang in questo momento sul mercato italiano è la svolta giusta. Video, perché è uscito il video? Perché leggiamo qui che Baby Gang è anche nella direzione artistica, quindi ci ha tenuto a dire il video deve essere così perché deve esprimere questo, no? Non è scontato che tu... E comunque produzione Legacy Film, che non è un coglione. Legacy Film, e mi ricordo Jamil quando fece il video di quello con le scarpe nel frigo, che diceva, che ti ricordi, che facciamo sto video è troppo didascalico, ci hai messo del tuo, fa sì, l'ho seguito anch'io. Questa cosa interessante che l'artista dice, cazzo, il video deve esprimere quello, e quindi ci metto lo zampino. Ascoltiamo il pezzo, guardiamo il video prima di cominciare, un like, un commento qua sotto dopo. Ricordatevi che dopo il video facciamo un paio di minuti di chiacchiere sul video, se volete partecipare alle discussioni, certo, e dirci anche che non capiamo un cazzo, potete farlo. Sì, comunque a te non ti costa niente mettere un like e iscriverti al canale, a noi invece ci fa scalare le classifiche di YouTube Italia. E poi comunque siamo gli unici che vi portano i ragazzi di seconda generazione. Guardate anche l'intervista a Hit Bilevre, e gli altri non lo fanno perché si cacano. No, no, questi sono delinquenti. Non voglio mica caso. Intervistato i mafiosi, intervistato. Vai! Questo è una cosa che dici tu. Questa è una cosa che dico io, ma che dice anche la questura. Mentalité. Oh, ma non esistono queste cose in Italia. Esistono questi quartieri in Italia, sei pazzo? C'è una mamma calabrese lì, eh? Sì, scala 40, raga. Oh, ma perché c'hanno i soldi per avere le cuffiette? Ah, il cellulare ce l'hai, Mi spara, aveva solo di legali. Io imparo, lui impara. Il mio giocattolo preferito era una pistola giocattolo. Ora gioco ma fra ogni passo lo calma. Fini di mighe al primo semaforo. Si ritrova un basso nel cervello in pappola. 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 In Salernitano sono le ragnatele, le pappole. Vabbè, il cervello in pappola, si dice. Sì. Chi ti aspetta e ti porta con sé? Che freni questo? Bimbo, il mio giocattolo, ora che ricordo non avevo giocattoli. Non ti manca il panetto e ti via, non tornerò. Ho da fare fuori, non da soldi, non tornerò. No, proprio, è proprio quella la gente, frada, tenere d'occhio, frada. A lui pensa che è stato l'amico a rubarli, perché era l'unico che lo sapeva. Panna pesante. Tu non pronta a flirt, voi due, non far come la guerra, non farò. E gli sparo, mi sparo. Assomiglia a Kevin lui. Sì, bravo, ecco che ha. Porca ma... No, queste cose non succedono, ragazzi, sono tutte finte. Madonna. Fratelli, dei fratelli, sì. Bello però cazzo, è bello però cazzo. Lea, Oh! Ma era lui? Dai, guarda. Era il bimbo? Sì. Pesante la storia, hai capito? Sì. Un fratello può non essere un amico, ma un amico non può non essere un fratello. C'è questa roba ridondante dell'amicizia che è importante, lui. Di resta. Sì, perché poi la famiglia c'è e non c'è, e soprattutto capisce e non capisce. Ma il video è impressionante, la storia. Il video è impressionante, la storia del misunderstanding. C'è un film, è un vero, vero, proprio film. Esatto. C'era. Figo. Addirittura è riuscito, scusami. Sì. È riuscito a distrarmi dalle parole il video, talmente era fatto bene e talmente era coinvolgente. E io sono uno che sui testi rompe il cazzo da sempre. Aspetta, che devo dire una cosa. Porca puttana, Baby Gang. Meno però. Secondo me il pezzo col video acquisisce tanto di più. È un film, hai fatto proprio un prodotto. Hai fatto un prodotto visivo per far capire, raga. Ma sai che fare proprio, di fare le proprio stamattina ne parlavo. Dicevo, questi prodotti qua, i ragazzi hanno anche magari delle difficoltà, o comunque scelgono di utilizzare un determinato tipo di dialettica perché è più semplice, perché è più facile da capire anche dai ragazzi connazionali che arrivano in Italia da poco, che arrivano anche all'estero. Con l'effetto visivo dà tutto più senso. Adesso parliamoci tu, chiaro. Sai cosa è successo a me? È che mentre ascoltavo la canzone, guardavo il video e non sentivo le parole della canzone in sé, ma sentivo lo storytelling del video. È stata una roba di psicoacustica che mi ha dato anche una cosa un po' metempsicosi. Quindi ha senso. Sinestesia. Quindi ha senso in questo momento dire che il video torna ad essere importante per questo. Beh, adesso genere. Stanno facendo anche delle premiazioni sui migliori videoclip, C'è questa roba che si inizia a premiare il videoclip musicale come una branca del cinema. Quindi secondo me in questo caso ha senso. Ha senso perché magari tu lo storytelling lo puoi fare o non lo puoi fare, però lo puoi fare col video. E se un video è fatto bene così, anche se è violento, se è triste, se è drammatico, ecco la parola giusta, è drammatico,
fa capire a perché non giocare con le armi, a non tenere le armi in casa, a non tenere la droga in casa, perché poi... Ma questo fa capire... Questa è la morale, no? Vogliamo, però poi in realtà c'è un altro punto di vista, e cioè la gente che continua a puntare il dito dicendo che queste situazioni non esistono è gente totalmente distaccata dalla realtà, perché quello che abbiamo visto in questo video, a parte che ci viene raccontato ormai da anni in altri ambienti italiani, perché riconosciamo questo in altri ambienti italiani, i borghesi non potranno mai capire, sono situazioni che esistono realmente e che vanno non additate come... Ma vanno, merda, risolte, ma vanno risolte. Ma risolte con le riforme sociali, ragazzi. Non con vengo lì e ti arresto. Perché bravo, non risolvi, ne arresti 10, ne arresti 1000. E il problema resta. Il problema non sono quei 1000. Il problema è un problema che è sociale. Capito? Comunque, bello, porca puttana. Più bello il video della canzone. La canzone è un... vabbè. No, vabbè, secondo me è giusto, è fatto apposta. È un buon connubio. Noi parliamo questa roba, di cinismi. La canzone avrebbe avuto questa bisogno roba di più che di cinismo, ho, sì. Ho litigato con l'amico perché pensavo fosse stato lui, lo sparo, perché e poi il fratellino lo vendica, però in realtà era colpa sua del fratellino quindi... È veramente un dramma. Oh, quasi shakespeariano. Permettetemi la blasfemia. Quasi shakespeariano come intreccio, eh? Attenzione, baby gang. Poi ci sarà sicuramente chiunque qua sotto che sono dei votatori di Lega, però i leghisti che ascoltano il rap. I leghisti che ascoltano il rap dicono, che si fumano le canne, però gli spacciatori vanno arrestati se sono marocchini. Questa non è la... Fuma solo erba italiana. Io lo dico sempre, questo ambiente qua non è il vostro ambiente. C'è tanta gente che fa rap pop, anche più filo berlusconiana, sì, che potete scegliere di ascoltare. Io non dico che non dovete ascoltare o non dovete votare la Meloni o Berlusconi, sono cazzi vostri, tanto non cambia nulla. Potete però ascoltare altro genere musicale. Ma e infatti, lasciare che i ragazzi capiscano e facciano vedere alla gente effettivamente. Ma perché? Quindi mi stai dicendo che su Radio Padania non passa Baby Gang? No, non passa Baby Gang. Magari però passa Shiva. Passa Shiva. Sai cos'è il problema? Radio Padania è libera. Sai cos'è il problema? Ah. È che questi ragazzi stanno facendo il lavoro che facevano in centri sociali una volta. Pensaci, sì. In ragazzi, settoriale, non politicizzato. Non politicizzato, che è la cosa più bella. In realtà, però, più che altro loro ti fanno vedere. E loro ti parlano e ti fanno vedere. Poi la chiave di lettura è le considerazioni. Se hai due grani di sale in zucca. Ma infatti non è loro che devono darti la chiave di lettura, eh? Non sono che nessuno dice che il ragazzo che ha già si stava sbattendo il culo per farsi una vita ti debba dare una chiave di lettura. Gli artisti non sono educatori. C'è chi si prende questo gravoso impegno. Murvutu. Ma anche noi ogni tanto ci cerchiamo di dare una chiave di lettura nel nostro piccolo. Il mio lavoro è questo. E non sono un educatore, ragazzi. Quello però se vostro figlio è un coglione perché non l'avete educato voi, non diamo la colpa al rap, al videogioco o al cinema che ha fatto il film violento. Ok? E un'altra cosa, se tua madre durante la cena ti parla di quanta violenza c'è a Milano e di quanto sia impossibile sopravvivere, di quanta merda faccia la tua la musica che ascolti tu, falle capire che manca un dialogo di generazione in generazione, che forse tutto quello che esce da quello, che siano immagini crude e violente, forse è per farsi rendere, può anche farci rendere conto che una realtà molto pesante che si sta sviluppando nelle periferie e non solo nei paesi e nelle grandi città esiste, e con l'avvento della prossima crisi sarà anche peggio, perché noi ci lamentiamo della microcriminalità, noi come i vostri genitori si lamenta della microcriminalità in questo momento, ma l'anno prossimo, che sarà una merda per tutti quanti, se non interveniamo prima, cerchiamo di capire, finiamo la guerra civile.